Pupetti. Che cos'è quella palla? Allora, la versione demo include porzioni dei seguenti tre. Come porzioni? Cioè pezzi separati. Quindi non tutti, non capitoli interi. Comunque, il tramonto del Giappone Edo, il lontano futuro, il selvaggio West. Puoi salvare il progresso e ottenere. Va bene, classica operazione. Seleziona il capitolo preistoria. Ah, questo capitolo non è disponibile. Non è disponibile. Abbiamo questo. Ah, però posso usare il pupetto. Raga, io voglio questo. Non so che cos'è questa cosa, ma io devo. Il lontano della terra, nella vastità e lo spazio, il mercantile Cogito Ergo Sum si dirige lentamente verso casa. Su questa nave è nata una nuova forma di vita. Purtroppo, una serie di incidenti mette a rischio la sicurezza e la salute dell'equipaggio. Questa unità di supporto autonoma, costruita dall'ingegnere Kato, deve collaborare col suo creatore per evitare il pericolo. Non c'è neanche il dubbio. Palletta, non. Sì. Che cos'è? Mio, subito. La più brutta, a posto. Andiamo, parte a cannone. Tra l'altro in italiano questa cosa mi commuove. Siamo un uovo, esatto. Sembra una cavolata, ma non avete idea di quanto mi faccia stancare meno fare live con dei giochi in italiano. Giocarli per me non è un problema, ma portarli in live quando non sono in italiano mi sfibra. Perché c'è questo doppio lavoro di leggere e capire, seguire il discorso e cercare di tradurlo in tempo reale. Mentre invece così, mamma mia. Allora, vabbè, è l'inizio di un horror praticamente. Destinazione mercantile civile, è l'inizio di Alien. Destinazione Terra, abbiamo un esemplare xenobiologico. 5 membri dell'equipaggio e un passeggero. Corriere militare, un po' ma. Corriere militare. Pensavo fosse un'informazione di trama. Quadrupede gigante. Come fai a non. Habitat ignoto e capacità ignoto. Ignote, ma l'avrei ben preso da qualche parte sto quadrupede gigante, no? No. Forse loro non lo sanno. Gli hanno dato il carico, ma non sono a conoscenza di questi dati. Appare un horror comunque. Ok, prendere tutte le misure necessarie a garantire la consegna. Ok, l'effetto del fumo. Il suo primo pensiero è stato mettersi il cappellino, ma mi sento male. Ha fatto pure l'hero landing. Vabbè, un eroe, questo qua. Questo è un grande. Voi smenzatevi, svegliate dal criosonno, il vostro primo pensiero è mettervi il cappellino. Ok. Ma anche il pupetto ha gli occhiali, David. Ha gli occhiali, quindi.
Very odd indeed. I'm certain I did everything right. What? It worked! It worked! Ma anche noi abbiamo un cappellino. Brilliant! Wonderful! Hello there, little one. Can you hear me? My name is Kato. K-A-T-O. Kato, it's a pleasure to meet you. Right, of course. You need a name. Let's see. Well, you're quite round. You're quite round. Roundy? Roundy. That's terrible. Hardly fit for a dog. Non ho capito. Roundy. Yes, well, you may be round. Quindi Ugo. Lo chiama Ugo. But mankind's strength is our sense of humor. Cube! That's impressively worse. Ha fatto, è autocringiato, perfetto. Never my forte. Perfetto. Perhaps inspiration will strike as we walk. Come along, little one. In realtà ho avvisato su tutti i social, non solo su Telegram, ma io ogni volta faccio i post. Faccio, cioè, ne può scappare uno se metti caso che c'è un errore di invio, ma di solito quando avviso la live avviso su tutti i social. Ragazzi, seguitemi sui social, no, per farmi fare i numeri per le notifiche dei video, delle live. Abbiamo il canale Telegram, il gruppo Telegram, la sezione community di YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, cioè avrete un social di questi per forza. Se siete qui su Twitch ne avrete per forza. Seguitemi, così avete tutte gli orari e le cose. Allora, radar in basso a destra può essere usato per identificare le aree inesplorate e per guidarti verso il tuo obiettivo. Percorso per area inesplorata. Area esplorata, obiettivo attuale. Obiettivo. Ah, ok, va bene. Il radar può essere attivato o disattivato. Ah, posso cambiare capitolo quando voglio. Addirittura. No. Ma abbiamo i pattini? Sembra che abbiamo le rotelle. È proprio bruttissimo sto robot. Good, good. Follow me. Vabbè, quando è che la creatura si sveglia e dobbiamo combatterla? In realtà è infetta e diventano tutti degli zombie. The first thing we need to do is register you as a crew member. Otherwise, you won't be free to move about the ship. Domanda a questo punto è: perché dovrebbe muoversi liberamente nella nave? Non sono riuscita a leggere. Careful now. You mustn't fiddle with things you don't understand. Right then. Yes. Come fa a registrarmi senza nome? Poca ansia questo computer, comunque non mi ricordo assolutamente nulla. Top of the morning to you too. I'd like to enter a new crew member into the system. Scansione di nuovo membro, equipaggio scomparso. Sì, ma mi dovrà dare un nome. Supporto autonomo. Infatti. Cubo. Nota che non è possibile cambiare i nomi. Attenzione, Vabbè, Cubo va benissimo. Va bene Cubo. So che volevate Ugo. You should be able to come and go as you like. Oh, and whatever you do, Cugo. Your name.
Access to private quarters is subject to some perfunctory security restrictions. To enter, you may need to input your name. So, if you're ever having trouble, that's one thing you can try. To do so, access the panel to the left of a door. Do you understand? Then the next order of business, little one, is a test of your analytical skills. Vai a uccidere tutti gli altri membri dell'equipaggio. Ah, va bene, ok, vabbè, test per imparare a usare la mappa, va bene. Vabbè. Che è sta cosa? Bordello. Vabbè, in realtà, vabbè, dai, ti fa vedere dove sei. Per fortuna ti fa vedere dove sei, per cui... O non c'è verso comunque di riuscire a leggere che cosa c'è scritto. Good. You made it. Mamma mia, troppo brava. Andiamo, andiamo. Through this door, you'll find the cryogenic stasis pods. We use them to put humans into cold sleep to preserve resources during long trips into space. Little one, I have a very important job for you. I want you to head inside and wake up your new friends. Mannaggia! You can do it. Ci avevo sperato che mi faceva ammazzare. Unità di tenere il metro del giorno zero. Informazioni dell'occupante è registrato, vengono mostrate lo schermo. Unità di riserva. Che dolce risveglio comunque. Ma chi è sto tizio? Oh, comunque tutti la prima cosa che fanno è mettersi il cappellino appena si svegliano. Yuri Trumbull, primo ufficiale responsabile del carico. È morta? Morto? No, no, è vivo, ok. Rachel Klein, responsabile comunicazione. Vabbè. Non si vuole svegliare. Cos'è questo? Kirk West, timoniere. Thank you, little one. I appreciate the help. Non li abbiamo uccisi. Good morning, my friends. Perché sembrano tutti personaggi di un picchiaduro? Mi sembrano personaggi di un picchiaduro. Ah. Indeed. They have even taken a name for themselves. Hello, my name is Rachel. Looking forward to working with you. Nice to meet you, buddy. Name's Kirk. Non si vuole alzare. Rise and shine, Huey. We've been on ice long enough. Show us what you've got. Mind giving Sleeping Beauty here a swift. Ma no, ma non insegnategli a maltrattare gli esseri umani già da subito. Bellissimo, Sabaku, stai usando la linea. Sono in live. Cioè, stai usando la linea. Vabbè. Io boh. Kirk, you dingus. I'll thank you again for not kicking a blissfully sleeping man's pillow. I'm sure we had this conversation before.
is that thing? Si è terrorizzato. Easy there, Huey. You're still coming out of cryo. Pure io, se mi svegliassi e vedessi una palla con i pattini e il cappellino e gli occhiali. As for the comunque... new edition, Sabat Kato's been working on forever. Huh? Oh, bot. Kato's bot. Right. That project of his. He got it up and running. Hello there. I'm Huey. Quanto è grosso. Corporal Darth. Feeling well rested? Hardly. If anyone actually feels better coming out of cryo, I've yet to meet them. Guess what, Corporal? Kato finally finished the bot he was working on. Let's introduce you. Never mind that. Let's dispense with the formalities. Tell me, though. Do you intend to let your clank have the run of the ship? If so, then I expect you to see that it does not get underfoot, and to discipline it if it does. Poco, poco stereotipo del militare, comunque. Else, then I will go on ahead to the recreation room. That's a military man for Back. You. All business. Real piece of work, huh? Right, of course, the customary briefing after waking the crew. You should join us in the recreation. Don't worry about the corporal. Va bene, quindi vabbè, si devono fare la riunione dopo. It's as if you actually see it as one of us. Oh, do you think so? E cosa ci diranno mai? Ma quindi era in pilota automatico prima la nave, cioè se persino il timoniere dormiva. Ovviamente. Sbagliando strada. Perché me ne fa vedere due obiettivi? Boh. Perché sono due? Un segno del capitano, di solito è così puntuale. Mm-hmm. Oh, you must be interested in my book. In realtà no. Would you like to read it? Ma l'alba dell'era spaziale. It was written by humans long, long ago. I've always enjoyed these older stories. They have an earnestness, an adventurous spirit that speaks to me. Says the guy who's practically terrified of his own shadow. Trattato malissimo. It must sound strange to you, seeing as how you were born on this ship, so to speak. I think you should learn as much as you can. Expand your horizons. Esatto, mi raccomando, prendete il robot e fatelo. Fatevi sviluppare una coscienza, fatelo diventare violento. Experiment. Try to do things on your own. Grazie, non so perché su Instagram mi interessano solo le tue storie e quelle del Darion. Mi sembrava un momento giusto per dirlo. Mi fa piacere. Kato, does this bot of yours have any unique abilities or talents? Well, no, not as such. A che serve? But they do have the capacity to process data and develop skills. Sì, anche una calcolatrice no, ma un computer. Such, why don't I teach you how to prepare coffee? Perfetto. Mica scemo. Come with me, little one.
che è davvero bravo a questo gioco. Ah, quindi già hanno cominciato. This retro game is my late. Retro game. Damn straight. Dai, fai giocare me, fai giocare me. You wanna give it a go? Sì. Adesso mi batto il record. Senza mani. Captain Square. Puoi interagire con il cabinato arcade ad arrivare al videogioco retro Captain Square. Dammi le istruzioni però, no? Ma quella palletta bellissima. Mercurio. E il livello. Va bene. Quando sarà pieno eseguiranno l'azione. Quando controlli gli altri in pantalla puoi scegliere tra diversi comandi. Oggetti, salta, aspetta. Selezionando abilità oggetti da usare per mostrare la loro area d'effetto. Vabbè, non potrà più combattere. Ricordo se tutti gli eletti nella partita finisce. Se un eletto neutralizzato viene danneggiato ulteriormente, verrà rimosso dal campo di battaglia. Personaggi rimossi non possono tornare in battaglia con le cure in nessun altro modo. Durante le battaglie del Captain Square potrai selezionare esci dal gioco per permettere di giocare e riprendere la storia della Cogito Ergo Sum. Se possiedi la scheda di memoria potrai salvare proprio. E se possiedi, non ce l'ho la scheda di memoria. Carica il plasma. Bomba pionica. Spada di quark. Spaziofago. Supernova. Stella rotante. E vabbè, faccio. Dov'è? Qua, bomba pionica. Forza, scusa. Ion Bomb! Tachyon Sword! Clear. Va bene. E sai, in base a cosa sono? In base a quello che mi gira, in base a quello che è uscito da poco. Pennuto, ma non è pennuto manco per sbaglio comunque. Ma non capisco il criterio, cioè. Io non mi posso muovere, quindi. Yes. Ma posso muovermi? Ah, vabbè, ma allora è fatta. Non ho capito mica che ci si poteva muovere. Non l'ha detto nessuno. Ma esplode. Sì. Quindi si possono far esplodere. Interessante, quindi sono pericolosissimi sti cosi. Molto suicida, scusami.
Basta. Non ho capito bene come funziona, sinceramente. Ion Bomb. Stage clear. Vortice di fuoco e getto d'acqua. Yes. Yes. Ma resistente non pensavo che si azzerasse. Pensavo che gli facevo meno da... Minchia! Ma io pensavo... Non pensavo che resistente fosse zero. Not good. Let me give you some... You can't always be aggressive. Vabbè. Comunque non ho capito niente, non ho capito i turni, non capisco il criterio secondo cui chi attacca prima, non ho capito molto. Sì, ma il fatto è, cioè, i giochi a turni di solito ti fanno vedere i turni, cioè quei turni non si vedono, hai la barra, è tipo la TB, però com'è a sentimento, cioè sulla base di cosa un attacco ti interrompe o non ti interrompe, per dire... Cioè, vabbè, immagino che questo era una roba un po' così, ma non è il tutorial del combattimento comunque. Ah, ma quindi ho le braccia. Delusissimo che ho fatto il caffè. Zales, ma in realtà con i giochi giapponesi no, perché quasi sempre le traduzioni vengono fatte in parallelo nelle altre lingue, non hai, ormai non si fa più giapponese, inglese, italiano, è giapponese e tutto in parallelo, per cui a quel punto stacce, cioè o sei giapponese o ti attacchi, non ci può essere il dubbio che una versione sia più fedele dell'altra in base ai team che si occupano della localizzazione, ma non è la versione peggiore. Poi ovvio che potendo scegliere è sempre meglio giocare la versione originale dei giochi, quello non è neanche un dubbio. È comunque un'interpretazione, è sempre un'interpretazione, per cui non hai mai una visione oggettiva di che cosa è l'opera, magari anche migliorata, eh? Cioè può anche darsi, per dire, che c'è un'opera che sia un film, qualunque cosa, che ha dei dialoghi merdosi e allora vengono localizzati e chi localizza li migliora, li fa bellissimi, still non hai la visione oggettiva dell'opera, perché tu dici ha dei dialoghi incredibili e poi in realtà non è vero, per dire. Quindi è ovvio che potendo scegliere è sempre meglio, per avere un giudizio il più possibile analitico, andare a vivere, fare esperienza sull'opera originale, ma in caso dei lavori giapponesi o cinesi o comunque di lingue che non sono in inglese, per me non è fattibile in ogni caso. Quindi sì, ovviamente c'è sempre un filtro quando c'è una traduzione di mezzo, è inevitabile che sia così. Ma questo caffè come sarà? Una merda, ha vibrato, ecco, non era buono, un po' troppo amaro. Sta morendo, è il suo primo caffè.
must... No, like non to... sono interessato. No. Quindi? Dai, facciamo amicizia col brontolone. Oh! Ma perché? Ma non ti ho toccato. Please, there's no need to get so upset. Ma perché? You people have no idea what these things are capable of. But I do. I've seen it. Cosa ha visto lui? La guerra? I don't know about any of that. But I'm sure it's got nothing to do with this one. Cosa ha visto lui? Le macchine? Terminator? Hey, it's the captain. I apologize for keeping you all waiting. Matters with our contacts on Earth demanded my full attention. Everyone is present. Tutti sono presenti. C'è anche il robottino. Facciamo la presentazione del robottino. What is that thing over there? Che è sta cosa? Esatto. That would be the robot I've been working on, sir. Fully operational, I see. You'll have to permit me a closer look later. Right then. Everything appears to e poi be mi in può order, piacere comunque so. Hanno preso dei doppiatori in questo caso in inglese con degli accenti diversi. Mi piace questa cosa, li hanno un po' diversificati. That will be all. Mamma mia, un grande sforzo. E infatti most of the time gaming and waiting for it to begin and end just like that. You say that like it's a bad thing. Well, it is what it is. Quelli vanno a scopare sicuro comunque. Oh, Kato, if you want to get a look, come down to the cargo hold at the Behemoth. Of course. Vediamo. No, fammi vedere il mostro, No, il mostro, mostro. You must be wondering. This is a transport freighter, and as usual, we've been tasked with making a delivery. Anyway, if you like, you could... The main computer is on level 3. Livello 3, la sigla a livello 1. Mostro, mostro! No, Xeriod, no. Non me ne può fregare di meno, così come non me ne può fregare di meno dei giochi sportivi. Anzi, non ci sta picchiando più. Ci ha lasciato stare. Chissà cosa gli è successo. Chissà che traumi terribili ha quest'uomo. Che cosa gli è successo in passato. Allora, oggi del capitano. Non posso andare dal capitano? Cioè, perché mi fa vedere due obiettivi? Non capisco. Sono nell'ascensore, ma chi se ne... Molto strana sta mappa. Vabbè. Allora, devo andare per forza nella... Beh, è giusto, devo andare nell'ascensore. Quindi forse mi indica i due ascensori adesso. Allora, prima andiamo a livello 3. Combattimento non si è capito una sega. Cioè, mi hanno fatto tutto il discorso, puoi usare le abilità, Però non mi hanno detto status alterati, debolezze, resistenze, il movimento sulla scacchiera. Non... Era un tutorial proprio di merda, se devo dire la verità, non si capiva proprio nulla. Tant'è che io non pensavo che non ci si potesse muovere e magari nel momento in cui avevi il party, avevi la strategia di disposizione del party in base al tipo di attacchi che hanno e che quindi magari ogni attacco è un'area diversa e quindi tu sceglievi strategicamente dove posizionare i personaggi per farli attaccare. Per dire, io me l'ho fatta a sto film, invece ti puoi muovere, ma muoversi consuma turni. Come funziona? Consuma... fa passare il tempo. Come funziona? Nessuno mi ha detto niente. Vabbè, sicuramente lo spiegheranno dopo, quella era una cosa extra. Vabbè, questo è al 9000 comunque, dico, non c'è neanche il dubbio. Ecco. This isn't the first time, I suppose.
Cioè, questa è l'IA malvagia che prenderà il controllo della nave e libererà la creatura. Sì, l'intelligenza artificiale. Tenth generation AI, to be precise. We named them Decimus. Decimus doesn't just look after the ship's systems, though. They look after the crew as well. Now then. This module appears to be in working order. Looks like my work here is finished. Time to visit Ma non the hai fatto cargo hold. nulla, my work Would you like to come here along? is done. Poi ci sono i suggerimenti, ma i caricamenti sono troppo veloci. Quindi, tipo, c'era scritto: alcuni personaggi non salgono di livello normalmente, ma non sono arrivato a leggerlo. Non posso leggere! Ma che figo! This is the priceless cargo we're transporting. È bellissima sta cosa! Beautiful, don't you think? Mi aspettavo tutt'altro, ma aspettavo una cosa tipo con gli zoccoli, non lo so perché. So long as you admire it from a distance, even the most exquisite rose handled without care will bleed you with its thorns. And this particular rose has two massive ones, in case you haven't noticed. Hey, can you two come to the bridge? Something wrong? Got some comms trouble by the look of it. Ecco. Could you Double time, Huey. Warp speed. Già cominciano i problemi. Look all you like. I don't care. But do remember that this is military property. My responsibility. And I do not take it lightly. Va bene. Yes. We were just leaving, actually. Kato, there's a section of wiring just outside the car. Understood. Va bene. Quindi vabbè, sto tipo praticamente sta in giro a lamentarsi tutto il tempo. You again. I better not catch you fiddling with that console. È tornata indietro per minacciarci. Comunque si è mosso. Terzo tasto, libera la bestia. No, non c'è, peccato. Sembra tutto in ordine. Ma si sono già dimenticati di noi comunque. Mi posso muovere. Stanno succedendo cose. Suoni strani. Sì, ma siete dei figli di puttana. Cioè, devo richiamare l'ascensore. Ma veramente devo richiamare l'ascensore? Non potevo salire con loro. Io mi sono persa comunque. Alloggi privati, sala svago. Deposito privato, ponte. Devo andare. Mi sono persa, mi sono scordato. C'è un obiettivo, non me lo dicono. Non lo so dove devo andare. L'ascensore mi continua a indicare l'ascensore, quindi devo andare boh.
quello 3. Mi sono distratta un secondo, mannaggia. Sarà giusto. Devo andare qua. Sì, è proprio brutto sto robottino comunque. Qui. Ma in tutto questo il capitano dov'è? And you checked the sub antennas? I did, and it's a Watanabe hypercaster. Made in Japan and everything. The main and sub units are designed to function independently. So one. What did the captain have to continue your investigation and wait and see, huh? What a horrible thought. The system has already effectively failed. As it stands, we can only hope they have surmised. Sounds like an excuse to do nothing. I'm heading outside to perform an on. Something probably came loose or got knocked out of position. Va bene. Ma se morissero uno There's dopo l'altro? There's no talking him out of it now, so we may as well try and back him up. Yes, of course. Sto sperando troppo, Rachel, vero? Che diventa un horror spaziale slasher. I'll come back afterwards so we can monitor. So close to home. The last thing we need right now is to spend time with you. Yes? What is it? Captain, sir, I wish to update you on the comms issue. Kirk and Kato are going to head outside and perform an on-site inspection of the array. I see. Tutto questo il capitano che sta facendo? Captain, what's gotten into him? Guarda, il capitano è strano. Ma allora, o gli è venuto un cagotto fulminante ed è tipo chiuso in bagno? Oppure. Non lo so, non lo so. Va bene, io sto andando completamente a tentoni perché non ho voglia di aprire la mappa. Stop it, please. Che sta succedendo? Neanche il tempo, già questi litigano, si sono svegliati da 5 minuti. This is neither the time nor place. You and your holier than thou attitude. Che sta succedendo? Stay out of it, bud. Ecco. Altro calcio. There you go again. Meritato, losing comunque. Your temper, hurting others. Got it all figured out, huh? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Your problem is you can't take a joke. Always so damn serious. You're exhausting. It's a miracle Rachel humored you as long as she did. We're leaving. Try not to get sucked out the hatch when we go. Be a real shame that. Are you all right? Ma quindi quello è Rachel. Come funziona qua? Si scoprono gli altarini.
Mi sento così fuori luogo comunque, tutta questa situazione. Dai, che ora c'è un incidente. Incidente! 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 I'm sorry you had to see that. People are a bit more Già lo stanno complicated than umanizzando machines, troppo don't you comunque, eh? think? Continua a lasciarmi indietro. Che deve fare? Te sembra Ugo. Sembra Ugo che mi segue per casa. E quindi? Che dobbiamo fare? E si torna su. E si torna su. Perché mi hai fatto scendere per guardare questa scenetta per poi farmi risalire senza che concluda nulla? Nessuno mi caca. Rachel, they're in position. Understood. Vabbè, Rachel Let's get this ovviamente show on the in road. quanto donna, ovviamente non indossa l'uniforme come i maschi. Deve assolutamente no. Se la bava perché fa caldo, è risaputo che le donne hanno le, termine tecnico sono scientifico, le guaranate. Quante, quando le donne hanno le guaranate, no? Quindi deve spogliarsi, deve stare col toppino, perché altrimenti no. Commencing operation. Kato, you need to access the administrator controls. Switch the system to maintenance mode. Inputting code. Whiskey Alpha, Tango Alpha, November Alpha, Bravo. Kirk? Kirk, do you copy? Loud and clear. Everything's fine. Per ora. Huh? Ah? I can't. Attenzione! Attenzione! What's happening? Kirk? Kirk, respond! Someone talk to me! I've got him! But there's something wrong with this suit! Cosa? No, non è possibile! No, ma che cazzo? Non è possibile. Ma non così. Ma non così! Ma io ti odio. Ma non mi puoi lasciare con... Cos'è successo a Kirk? Kirk! Mi hai fatto tutto un build up! È il capitano! Ma io non dormo! Ma io non dormo! Vabbè, e niente. E allora abbiamo il tramonto del Giapponedo. E il selvaggio West. Vabbè, facciamoci il Giapponedo. Durano tutti così. È un'epoca di sangue e conflitti che minaccia con suono l'intera nazione. All'ombra delle fiamme del caos, uno shinobi svolge una missione fondamentale. Dovrà avventurarsi in un quindi magari qua si combatte, magari qua lo capisco come si combatte. Dovrà avventurarsi in un castello pieno di trappole mortali e nemici sospettosi. Nemici sospettosi. Per liberare un prigioniero dei talenti eccezionali. Lo shinobi compirà la sua missione con cuore compassionevole, ucciderà tutti, ovviamente ucciderà tutti i nemici.
Andiamo. Capelli viola. Sì, però non puoi lasciarmi così con la... Sta cosa no, non è possibile. Mi hanno lasciato con la... in questo modo. Io ve lo dico. Che figo questo tizio. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Perfetto. Qualcos'altro? You've kept me waiting long enough. O de lu. O de io. Io. Non lo so. O de io. O de io. Speak. È una I quella. I am pleased to report that after a struggle, we finally managed to capture our quarry. So, he's mine at last. I've added the finishing touches to my puppet too, my lord. All that remains is to peel back the man's skin and replace his internal components. We shall begin work tomorrow, at dawn. Very good. Allow me to attend to his soul, my lord, for I do miss the taste of sweet, noble essence. Very well. Soon. Soon the fires of war shall rage across Japan once more. And all will be mine! Sono sicura che sia una cosa storicamente accurata questa. Sicura. Sicuramente così è andata così. My lord. Che le porte, giustamente. A little late, aren't we? I am ready to depart. Are you now? And what would become of the Emma Shinobi while you... Sì, però un pochino di positività. Se... No. I will not allow it, indeed. I would sooner go myself than send you. Ma non puoi, quindi non fare il passivo aggressivo, sei vecchio. My lord. Perhaps there is another, then, who might be up to the task. But, my lord, surely there is no other shinobi capable of carrying out such a difficult mission. Si è fatto pure la coda, si è sistemato i capelli, era tutto in tiro, era già pronto. E gli dici unless, di no. Unless. Yes. There is another who may suffice. His training is incomplete. Yet he shows great promise. Quindi non è il caso di mandarlo. And his name? Mi piace questa organizzazione. Comunque all'ultimo momento lord, cambiano. The youth is called. Oboromaru, che no, palesemente è il nome di un villain comunque. Va bene. As you will recall. Ah, yes. That one I know. Go and fetch him then. There is no need, for he has shadowed me from the first. Si era preparato tutto. Ecco. Impressive. Now then, yours is a secret mission of the greatest import. Are you familiar with the deed? Vorrei riascoltarli. I would hear them again. Ah, parla, the attenzione. Ode. You know the clan, I'm sure. Sì, sono quelli cattivi e malvagi. They are but one of many seeking to turn these troubled times to such is Lord Odeyo's ambition. Odeyo, ok, era io, appunto. Your mission is to infiltrate his castle and rescue a man. Esatto, che è quello di cui stavano parlando prima i quattro dell'Ave Maria lì. How you achieve it? You may traverse the halls a silent shadow or paint them red with all their blood. However, failure is not an option. Have I made my... No, no, sì, mio signore.
Yes, my lord. Then go. Vado. Wait. Continua a forzare la passata. La tecnica segreta, ragazzi. La tecnica segreta. Ok. Should you find yourself beset by enemies, perfetto. It, you can melt into va bene, mette invisibile, ok. We haven't a moment to lose. I've no doubt you will. Perfetto. Good luck. Mi è molto preparato. Siamo preparatissimi per la missione. You bear a heavy burden, young shinobi. The fate of the Emperor. Nay, the fate of all Japan shall be shaped by your deeds tonight. Addirittura. Senza pressione. They would call it the Bakumatsu. Bakumatsu. A time when feudal factions fought against the forces of modernity, when men of politics and ambition wrestled for power. While men of subtle talents worked in shadow to shape events, their accomplishments unwritten. The ones known as shinobi. This is the tale of the greatest of the Emma. Io vedo questa cosa e penso a Sekiro e rido. Non posso prendere sul serio questa cosa. Non ce la faccio. Non posso guardare questa cosa senza ridere. Oh, gli piace un sacco fare il cambio di punto di messa a fuoco, eh. Che fa? Quello sta facendo la cacca. Che sta facendo? Quanto gli piace giocare con la distanza focale? Troppo. Invisibili. Invisibili. In caso di dubbio controlla la mappa del castello. Abbiamo proprio la mappa del castello. Diversa, tra l'altro. Disegni abbozzato del castello e dei suoi vari edifici. Ah, che carino. È diversa, ovviamente. Ah! Sì, ma sono di fronte a me. Grazie, Sabaku. E come faccio a passare? Grazie Canattila! Mannaggia! Sono incastrata! Mi piace che non c'è nessun tutorial. Ho capito, ma il tutorial! Non c'è nessun tutorial. Ma fai cacare, fai! Danno pure io. Ma ho vinto, ma ho fatto schifo. Ma il tutorial. Strongale, grazie, Giopasa pure. Buonasera a tutti. Siete arrivati a vedermi fallire. Ma è tutto questo?
quindi si, comunque si rifulla ogni combattimento, quindi pare di capire. Un tutorial. Let's go over the hourly passwords once more. Mountain. River. Potato. I mean, non è imposter. Take him away. Magari è solo stupido. E niente. This method allows us to tell friend from foe with ease. Va bene. Right. And if you hear the sir. Sera da spine, quando la guardia dovrei dire fiume a origine per evitare il combattimento. Cambio a nessuno di campana. Vabbè. Salve. Da soli, vedete che è resistente, appunto. Cosa c'è? Resistente non significa che prende zero danni. Ora è morto. Non è morto. Be at peace. Perché non dovrei combattere? Vide spezzate terra. Sì, ma io non ho capito. Non è la strada giusta questa. No. Recupero vita perché livello, ma non c'è proprio la possibilità consumabile, vedete, ma non ci sono le cure, cioè non posso curarmi, non c'è abilità, vedete, abilità non c'è, cioè punti ferita ti fa vedere quanti ne hai, ma non ti permette di curarti, cioè non ci sono gli MP, non ci sono, io non so dove devo andare, non ho capito. Ma va a cagare, vai! Non avevo capito che... Non avevo capito che era una porta! Siamo così tutto il giorno? Grande stealth! Avanzatissimo qua! Non so se mi spiego... Chiuso. No. Io non ci troverà. Non mi ingannerai. Lo
strumento di un mercante senza scrupoli che cerca di guadagnare sulle sofferenze altrui. Vabbè, allora ho fatto bene a ammazzarlo, scusatemi. No? Montagna. Fiume. Bene, grazie. Salve. Oh no! Oh no! Non erano così fighe comunque. Non erano così fighe della... quando sono apparse. Oh no, lo fa anche lei. Shit. Danno medio. A me non sembrava disorientata, però ok. Dovrebbero farmi sentire in colpa perché sto uccidendo i tizi. Sono cattivi. Mi attaccano. È legittima difesa. Ok. Vabbè, questa è la prima volta, è facile. Non posso scendere però. Ma non posso aprire, ma buttati, sei uno shinobi! Niente. Devo ammazzarle per forza, devo trovare la chiave. Alla fine. Alla fine. Oh no, forse no. Sali? Ah, stronzo! Qua sale. No. I will not. Sto commettendo violazione di domicilio, però. Ah, è stato inutile. Porca miseria. Ah, oh, devo trovare la chiave. Mannaggia. Come faccio a sapere? Forse è una delle tizie vestite diverse. Forse la chiave. Montagna, origine. Grazie. Che fa? Che fa? Perché? Che serve a fare questa cosa? Non c'è niente qua. Sono confusissimo. Stanza? Sorvegliata? Non c'è niente. Tu hai la chiave? Merda. Oh ciccino.
confusa. Now come the fireflies. Faccio cacare. Ma che cazzo vuol dire? Ma no, 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 dai, no, ti prego, non è possibile. Come game over? Ah, perché ho fallito. Ah, mi sembrava che stava ripartendo. Stavo impazzendo che stava ripartendo. Madonna. Dove ha salvato? Sì, ma io non ho capito. Là sotto forse. Ah, là sotto c'è una roba. Io come ci arrivo là sotto? Sì, ma no, non è che mi puoi dire sono uno shinobi. Sei una presa per il culo. Sei un pagliaccio. Cioè perché... Come la trovo la chiave? Arrampicati, fai qualcosa, buttati di sotto, lì, guarda. No, niente. Questi sono morti. Non è servito a nulla. Andiamo di qua. Non posso scendere. Non credo di dover chiedere informazioni alle signorine. Mi sembra... There's the bell. Mi sembra... Cioè... Ma lascia stare, che vuol dire... Non mi ingannerai. So cosa sei. Io non ho fatto nulla. Oh, bro. Girarlo non serve a nulla. Danno medio. Sono già salita sull'albero. Mi piacciono questi danni da fuoco arbitrari comunque. Sono così, ogni tanto fa danno, ogni tanto no. Ho preso cascata di fuoco, d'accordo, ma... Ok, adesso posso... Adesso me la dai la chiave? No. Ma cascata di fuoco fa danno anche a me? No. I know your mind. No rest. Io non capisco il criterio di attacco. Be at peace. Qualcuno ha una chiave di sta porta? Ma più che altro perché io avevo trovato quella stanza. Avevo trovato quella stanza con la parola chiave. Sono entrata.
ed era vuota. C'era un tizio che proteggeva. Dove è finito il... Stava proteggendo la... Questa è chiusa dall'altra parte. È shot from the inside, però... Ma questo ha rotto le palle e lo ammazziamo perché così passiamo veloci. Quanto è da solo. Soda Niro, hai fatto la tua scelta, guarda. Vai. Dai, ciao. No rest. Be at peace. Mi danno pure le polpette. Gli sto pure rubando il pranzo. Sì, sì, lui tiene... Questa è molto malata di questa cosa che tiene il conto delle vite. Però non respawnano. Però, giuro. Io ci tornerò anche, però... Continua a dire... Non me lo ricordo. Fiume. Bravo. Non c'è niente! A cosa serve questa stanza? Mi nascondo! Mi nascondo! No! A che serve entrare qui? Grazie. Ma vaffanculo. E vabbè, ho capito. Ma non è possibile che devo spammare. Va a cagare. Topino. Posto. Le scarpe nuove. There's the bell. Okay. Perché io sto strisciando e lui può stare dritto? Come funziona questa cosa? È un ninja piccolissimo. Magazzino all'interno del magazzino. Magazzino all'interno del magazzino. And what have we here? Oh, I rather think this would be wasted on... Not at all, not at all. One might even say the god... Well, do you indulge me too? Lui è morto flattened... comunque, però vabbè, non importa. Coppia corrotta. Vabbè. Non è comunque la strada, però. In teoria. Oh mio Dio, che sta succedendo qua? Che stava facendo? Uccidilo subito. Be at peace. Sì, infatti stava palesemente...
ma sono tornata davvero prima. Mi piace che hanno tutti dei nomi. Vabbè, hai fatto la tua scelta. No rest. Be at peace. Sì, sì, siamo tutti addoloratissimi dalle vite spezzate. C'è il fatto che sia boh. Vabbè, allora, passiamo dove c'era qua Piripillo. Questo è fortissimo però. Questo mi rompe il culo. Mi ha dato pochissimo, tra l'altro. Pensavo di salire di livello. Secondo loro io dovevo far la stealth, capito? Ok. Posso scendere. Ninja the second. Together? Hey! You skipped a step. Together. We go ninja. Si posso scappare? Quello. Oh, sono bloccata, non mi posso muovere. Ma siete pazzi? Sì, ma mi rompono il culo, cioè, continuo a dire. Aspetta. Vabbè. Oh Gesù, questa neanche la puoi schippare. Prova a lanciare una bomba. Ho la bomba, vedo di lanciare la bomba. Ma questa è... No, no, non mi rompere. Ma questo è... Questo è... Non puoi schivarla, questo combattimento è fisso. Ah no, posso schivarlo facendo così. Vabbè, proviamoci di nuovo. Ninja the second. Sono resistenti?
faccio niente. Vabbè, ho capito, vabbè, vaffanculo, non mi va, cioè non... Vabbè, niente. Mi lascio stare, non ho lo sbattimento di... Ciao. Ma è opzionale, non so dove devo andare, dove cazzo devo andare? Dove devo andare? Perché a volte salta e a volte no? Così arbitraria questa cosa. No! Ma è una trappola? È una trappola? Io non ho capito. Sono tornata indietro. Oh Gesù. No rest. Bomba. Magari con due bombe riesco a ucciderlo. Io mi sono completamente persa comunque. Sono tornata all'inizio. There's the bell. Lì c'è un tizio che fa. Se io li ammazzo così mi danno le bombe, magari mi droppano le bombe, oh. E ammazzo i cinque coglioni qua, come si chiamano. No, non la posso colpire il capo all'inizio, ragazzi, ci ho provato, non ci arrivavo, è la prima cosa che ho provato a fare. Non ci arrivavo. Be at peace. Secondo me salendo di livello gli rompo il culo, foschia velenosa, vabbè. Sì, sì, le fite spezzate. Però volevo evitare. Ma continua a dire, il problema è che io non so dove andare. Io non penso che quella cosa sia... Oh, magari è obbligatoria, ti dà... E ti dà la chiave, ma non credo, perché serve la cavea del magazzino dentro il magazzino. Che cavolo vuol dire? Ma qua mi fanno, continuano a far passare, si fidano ormai. Non si fa niente. I'll not be deceived. Cioè, in teoria una di queste non lo è. Non è... Secondo me questa è normale. Questa non è... E infatti, questa era una qualunque. Però non mi danno... manco mi dà... premi. Vite spezzate, però... Allora... Ce la farò, eh.
vedere una strada. Che è questa? Che è chiusa? Qui non c'è nulla. Lì sotto c'è una porta e non ci si può andare. Allora, mi serve il pannello segreto. Dov'è il pannello segreto? Boh. Di qua a sinistra, forse. Qua. Ok. Facciamo così. Così. Poi. Qui cosa c'è? Qui ci sono gli stronzi. Salire qua sopra, che pro? Solo per entrare, perfetto. Allora. Sì, sì. Ninja! Ninja, sì. Allora, io posso anche riprovare a vedere se posso... Sì, sì. Oddio, l'offensivo lo posso colpire. Ah. Ma non si capisce niente su come lanciare, su come non lanciare. Non si capisce niente. Cioè, non si capisce cosa colpisce e cosa non colpisci. Se raggiungi, non raggiungi. Dividermi in 5 sia stato un errore tattico. A posto, puoi sugare. Era veramente l'oggetto chiave? No. Non è la chiave, sono soldi. Ho capito. Non ho capito. Posto che non mi devo buttare di sotto, abbiamo capito, facciamo così. There's the bell. Fiume. Forse lo posso dare al mercante, se non uccido il mercante posso darlo al mercante e il mercante fa qualcosa, immagino, no? Niente. Chiave del magazzino. Ok. Il livello di coito interrotto di questa demo è qualcosa di mai raggiunto prima, comunque. Però almeno la chiave l'ho trovata, esatto, almeno la chiave l'ho trovata. La frontiera americana è un luogo di speranza infranto. Un'anima stanca arriva in una città morente controllata dai fuorilegge. La chiamano successo, ma ora è impossibile immaginare il perché. Pistoliero solitario non ha speranze contro una banda di criminali, ma forse collaborando con gli abitanti per preparare le trappole per il branco selvaggio, anche un uomo solo può fare la differenza. E vabbè. Cosa potrà mai andare storto?
Howdy, Sheriff. Something to drink? Nope, but I got something for you to post up. More trouble in these parts, huh? I swear. Thought it couldn't get any worse after that last bunch rolled in. Doppiaggio è carino. Doppiaggio è carino proprio. Quindi sarà qualche cosa ricercato, ovviamente, qualche locandina da ricercato. Ok. What you... Che stupido soprannome Sundown. Va bene, va bene. Kid, huh? Don't look all that young to me. To me? Sundown the kid. Abbiamo il cavallino, spero. Fammi vedere il cavallino. Eccolo! Sì, l'ho capito, gioco, dai! Madonna! Sundowner! Mettetela. Oh, why the long face? Reckon you'd be relieved to finally put this life on the lamb behind you. Behind you. Honestly, a little gratitude would be appreciated. Come on, let's do this proper. Can't have people casting aspersions on the great bounty hunter, Mad Dog. Mad Dog. No, sir. Never let it be said he shot an... Oh, si combatte. Col cacciatore di taglie. It's almost like saying cane pazzo. Bard had it right. Parting is such sweet sorrow. Allora. Di merda, posso dirtelo? E vabbè. Bello è che non è morto. Mi fa impazzire che col ninja prima, accoppavamo tutti. Questo l'abbiamo due colpi di pistola, due pistoletta, non un colpo, due. Ed è ancora vivo comunque. Noi siamo santi. Vedi, è santo. Beh, per essere ferito ha fatto un hero landing non da poco, comunque. Con backflip annesso. Shooting at my Goldie? Killing a man is one thing, but you leave his horse out of it. Ecco, che i cavalli sono meglio delle persone, ricordiamoci. Cioè, puoi anche uccidere un uomo, ma i cavalli non si toccano. Done talking. Mamma mia, che bello sarebbe stato se la investiva. La metteva sotto. Pensate, è finito il capitolo, è finito così. Another town. Scrivo una cosa a Sabaku.
gli piace un botto sta cosa delle messe a fuoco, quanto gli piace giocare con la messa a fuoco, la distanza focale. Il flexino tecnico, no? Perfetto. Se non che siamo già ricercati. Cioè, non è una cosa proprio. Non è un'ottima idea. Tutto chiuso. Posto di merda. Tutto chiuso. Porca miseria. Una città fantasma. Aspettate. Aspetta, come cavolo si chiama? Ok, scusatemi, ci devo organizzare un secondo per la cena. Vabbè, allora che fa? Non vai al saloon dove c'è proprio il tuo bel ritrattino? Cosa potrà mai andare storto? Ma che belli che sono! Capelli verdi e viola, risaputo, tipiche acconciature del West selvaggio. Ma quello? Soy comandante de las yeguas, yo y yo solo. Cállate. Salve amico. Siamo tutti amigos qui. C'è un cowboy? Ah, forse no. Tequila, sì, tequila, è questo che vuoi, eh? Non sono molto contenti. $5,000. Una fiaschetta di linimento all'erba. Ah, quindi già siamo andati dietro il bancone e gli abbiamo inculato le cose. Perfetto, nessuno ci dice niente. Salve. Howdy, stranger. Howdy, stranger. Thirsty? Or you got a hankering for something more substantial? Free of charge, of course. Of course. God damn, is it hot out there? Come cammina? Barkeep, the usual. Hmm? Hey, stranger. Seems you're sitting on my favorite stool. Hey! You deaf or just stupid? That's enough. Your name on it, huh? 'Cause I don't see it, do you? Waltzing in here, acting like you own the place, without spending a dime. We don't need that kind of customer. No, thank you. Now, Annie, darling, there's no need to make a scene. Adesso scende e lo picchia. Annie! Settle down now. Don't you talk to me like that. Big, strong men, striding around like you own the place because of what you got dangling between your legs. Wayne! James! Sta cazzendo tutti! Questi arrivati e sta cazzendo tutti! Clint! Cesar! You got cojones? Well? Don't you? So use 'em. Mostro. Oh, Annie. Girl boss incredibile. Full of fire and fury. Real hellraiser. I love it. I mean it, darling. Be my woman.
Si è arrapato tantissimo lui, non è quello che dice schiaffeggiami, schiaffeggiami, prendimi a parolacce, Away from me! no? Oh, dai, interveniamo! Interveniamo subito. Annie, darling, I know you didn't just raise a hand to me. Because there's some things a man cannot abide. Leave her alone! Arriva un'altra, ne arriva. Che fa? Che fa? Sandro, grazie, grazie mille. Buonasera. Ah If it isn't the brave no, il figlio. chef's little brat here to save the day, huh? Il fioletto è il caro I sceriffo. hate to break it to you, kiddo. But I ain't got time for your Beh, shit. posso anche dire comunque che con quel taglio di capelli un po' merita, no? Le botte, il bambino. Cos'è successo? Ce l'ha lanciato! Ci abbiamo spostato lo sgabello! Ci siamo. Ci ha fatto cambiare sgabello questa. Ora ci alziamo. Ora si alza. Whoops, sorry about Ora that, si alza. stranger. The boy was out of line, but I hope. Tell you what, let me buy you a drink to smooth Beh, things volevo over. capire che ci ha spinto praticamente. Ma ha fatto ridere perché io avrei fatto che restava Barkeep! in piedi. Milk Invece ha for proprio my cambiato good friend. sgabello. Del latte. Heads up! I figure that ought to suit a Infatti, delicate stavo per flower dire, like immagino che yourself. offrire del latte sia offensivo. What's this? You spitting on my generosity? How else am I to interpret the return of this milk I see before me? And to top it off, but that's what I get for drinking the cheap piss they serve here. Sì, ma questo non ha proprio niente da fare. Let Togus, me guess. grazie, It's not grazie that you mille. hate Dai, si milk, recupera. but that you can't stomach it, unless it's fresh from your Poteva essere mother's molto più tits. volgare di così, è stato un signore. Con la tua mammina, mamma mia, vabbè, qui si sta volando altissimo. Dear mothers, maybe. Con che Huh? voce? You got a death wish? No, Got vabbè. it? Yo mami, madò, ma guardate che brutto che è il fuorilegge! Ma l'ho distrutto! This isn't over, you hear me? You get yours! You just wait and see! Caro il silenzio. So then, you ain't riding with the crazy bunch. Non sei uno di quelli, no. That was amazing! You gave Pike a hiding he won't never forget. With him on our side, I just know we can beat them! What's all the ruckus? Arriva lo sceriffo, guardalo! Sheriff, this fella here, see, he just rode into town and. Oh, now you show up. In the nick of time, as always. My father, the sheriff. Sì, però non. No, sti discorsi. Allora, onestamente, figlio che ti fa sti discorsi davanti agli avventori. Quattro schiaffi se li merita comunque. Come cavolo l'hai The coward. educato? Se non è, si fa. Io capisco che è risentito perché ha quel taglio di capelli. Billy, son, try to understand. Mamma mia, sceriffo, non è neanche un If nome. we so much as look at these people the wrong way, there's gonna be hell to pay. Questa è And la if we don't città take a stand, then dei nothing senza will ever midollo change. spinale. Cioè, veramente l'unica persona col coraggio è questa Annie. Sono tutti cacati sotto. Cioè, c'è tipo un circolo vizioso di cacamento di Please. sotto. Il padre si è I don't want stato to hear it. adottato. Esatto, cioè. Our sheriff,
My brother. Tutto questo noi siamo appena arrivati. Volevamo soltanto bere una cosa e ci siamo beccati tutto il dramma. This boy here's got more courage than all of you put together. Ed è vero. Ma non è un complimento al bambino. Sheriff, listen. This fella here, see, he just might be the answer. Alas, good people. I fear you have misjudged the content of that villain's care. Ok, chi è? Chi è? Cane pazzo? Di nuovo lui? Sì, è lui, è lui. A man's name is his story. And that one speaks volumes. You deserve to know, so I'll tell you. Ma chi è questo tipo incredibile? The kid. Yeah, that's right. That there's the devil himself. Oh. Eh sì, se l'è fatta tutta a piedi. E certo, è arrivato dopo per questo. Ah, non l'avevo riconosciuto. On the wanted poster. Ma per ora è la più bella questa, comunque. Dead or alive. And the one who's gonna bring him in is me. Is me. Mad Dog. Mad Dog. Liar! I am many things, boy. But I am no liar. You're a good guy, right, mister? Non sono un santo. I'm no saint. No. No. I don't believe non it. Sono Joel, quindi. È santo lui, è santo. Always were lousy with the little ones, weren't you, kid? Gold is still out there, you know. Lost or dead in the desert. Sta ancora pensando al cavallo. But you'll answer for that and everything else. Sai quanti cavalli ti comprano? $5,000. Outside. E allora. Now. E ancora vuole le botte questo qua. It's a showdown. It's a showdown. Attenzione. A showdown. Don't even think about running. Certo che non ci si annoiava, eh. Vabbè. Bene, se me ne vado, ci ho provato. Che posto orribile. Tutto chiuso. Posso neanche scappare dalla finestra. Che giornata. Fate come vi pare, ma fatelo fuori da qui. Ma care passe bel... No, vabbè, non ci credo. Ci sono quelli che suonano. No, non è possibile. No, eh. Vabbè, ma che è sta cosa? Now there's a look I've never seen on you before. Oh. A pang of sadness for the end of our extended association? I understand. Vabbè, Flower Mage, ma alla fine è la stessa cosa adesso. Cioè, but all good things appunto, must come to an end. Cioè, sono proprio... è cambiato molto poco. And ma che bello, sta giusto il cappello con la pistola. Vabbè, dai, si combatte di nuovo, va. A meno che non è salito from di livello. Pieces, each man takes five. Sì, sì, va bene. Non c'è l'opzione bascia per confonderlo, no. One. Two. Three. Guarda quello dietro! Four. Quello dietro spaventato! Five. Ma...
He's one of the crazy bunch. We're the crazy bunch. Those two gunslingers. Attenzione. How'd they know? Just my luck. These simpletons ruining a perfectly good duel. Wow! You both are incredible! Questo c'entra in parte sicuro, allora. Them backing us up. Maybe, just maybe. Listen, I guarantee there's a whole lot more of them on the way. Ora finisce il capitolo sicuro. Well, when you put it like that, not that I could ever muster the strength to turn a woman down. Sorry, kid. But it seems our duel will have to wait. But only until after we've dealt. Ah, non è finita! Ero sicuro che fosse finita! Era tipo finale perfetto! No, devono per forza darci... The crazy bunch ain't exactly short on sh- I tell you what. Let's see. Ero sicuro che era la fine! Solo somo... Liberateci questi bastardi. Abbiamo dell'oro da parte. Sai chi la comanda, vero? L'unico sopravvissuto del settimo reggimento di Cassa. Un diavolo che meriterebbe di essere morto e sepolto. Fuorilegge lo chiamano O... Oddio. Lo chiamano Oddio. No, oppure lo chiamano O... Dio. Non ho capito se si chiama Oddio o si chiama O... E poi lui esclama Dio. Non capisco. Vabbè. L'uomo che cazzo c'è davvero faceva sia. Va bene. Eh sì, infatti, boh, questa è una JoJo reference. Quindi attrappados en la red del destino. Sin poder. Vabbè, devo parlare con tutti. Nessuno è molto bravo alle armi, probabilmente finora lo sparaccio addosso. È stata una gran sparatoria, non c'è che dire, ma resta ancora 15 di tizi del genere. Solo 15? If they've got us outnumbered, we ambush them, kid. That's how Kevin okay. Said that. Feels a bit improper for us to do all the work. Given that this is as okay. Much modified. Quindi? Perché vuole? I'll help. Me too. Ma che deve fare il bambino? I suppose I'll do what I can. Count me in. Ne arriva un'altra, ne arriva un'altra. Honey. Che sta succedendo? La gente continua ad apparire. Dallas. Va bene. Tu chi sei? Beh, questa è entrata senza presentarsi. But honey, it's not. She's right. Yeah. I'm sick and tired of them pushing us around. What about you, Cesar? Yeah, I've had it up to here with them too. It's happening. Sancho. I knew they would. Then, my friends, the time has come. Ah, pensavo uscissero le armi. Por la libertad y justicia, los mariachis se unen a la revolución. Speravo uscissero le armi. Like something out of a fairy tale, is it? I believe the only one who has yet to declare their intentions is you, sheriff. Sheriffo. Che ha fatto? Billy, what are you doing with your father's badge? Non è possibile, vabbè, ma che uomo di merda questo sceriffo. No, non funziona così. Non funziona così. My pa ain't fit to wear that badge.
sceriffo. Uno schiaffetto. No? I've been living in fear for the longest time. Terrified of what might happen if I dared do the right thing. But now I see. Sometimes you've got to brave the fire to forge a brighter future. They may call you the kid, but to me, here and now, you're a good man. Vabbè, ha fatto tutto un discorso, ma era tutta una scusa, cioè ha fatto tutto il discorso, ora finalmente ho capito, ma in realtà ci ha rigirato la frittata e ci sta dicendo, tu sei tagliato per questo lavoro, bravo, mi fido di te, a posto. Bene, sì, perfetto, fai il lavoro sporco per me, poi io mi impegnerò. Ma sei la sceriffo? Not much left to discuss then. Me and the kid will scrap. No point in asking you all for help. Time is of the essence, kid. Can't spend too long rummaging around either. Va bene. Cane pazzo, finito il gruppo. Lo sapevo entrare al party. Colpiranno all'alba, il loro modo di reagire. Sì, ma io non so che cosa. All'alba, quando suonerà l'ottava campana, il branco selvaggio arriverà in città. Segui i consigli di cane pazzo e collabora con i cittadini a piazzare le trappole prima che arrivi fuori legge. Per piegare il tempo prima dell'arrivo in due modi. Cerca oggetti da usare per le trappole, chiedi agli abitanti di piazzare le trappole e gli oggetti del tuo inventario. Un istante conta. Oh mio Dio! A word of advice, kid. Remember this moment. Say. Sei la sceriffo. Tutto è necessario per poterti definire sceriffo nel West. Notare che non serve a nulla. Non fa niente. Rinimento alle erbe. Ho capito, quindi. Non saremo sghir. Got everything you need. No. I'd take it. Magazzino, questo è il bar. Porca. Qua ti muovi e passa il tempo, però. Hey! Any... Well then. Di tutte le cose vanno a rompere le scatole. Allora. Striscia di carne essiccata, ottima per le imboscate. Soldi. Wait, that's this week's or I'm begging you. That's that there's one of my most poster of this dancing girl I fancy. Capisco. Grace, power. Certo. Her, you know? Barista. Well, it break. Il poster adorato dal barista. Ma veramente? Disegno di Jennifer, la ballerina preferita al barista. Potrebbe distrarre i banditi. Vuoto. Tonico miracoloso. Vuoto. Fiaschetta di petrolio. Allora, qua non c'è niente. Il cavallo sta benissimo comunque. A ovest. Il birrificio. Sì, ma io voglio le trappole. Non me ne frega. Non me ne frega niente di queste cose, scusatemi. Che è successo? Ah, la prima campana, va bene. The first spell. The first spell, sì. Ce
la faremo mai nella vita. Io non ho neanche capito che devo fare. Beh, queste cose mettono ansia da morire. Questo è il magazzino. Catrame. Ho capito, è un magazzino di merda comunque. Carota. Carota. Ma carota intende. Ah no, risorsa. Mai visto un cavallo che non ami le carote? Capisco. È proprio una carota. Pensavo intendesse proprio il, tipo il candelotto di dinamite. Invece non è proprio una carota. Mighty fine horse you. After I collect your bounty. No, non è morto. No, il cavallo è vivo. Il cavallo di cane pazzo è vivo. Oil in a bottle makes for a quick and it'll take a moment. Ci vorrà un attimo per prepararla. Sì. Yeah. Ok. There you go. Ok, posso usarle in battaglia queste cose per lanciarle sui nemici. Mi pare di avere capito che gli oggetti sono molto utili in combattimento, se li sai usare. Polvere a canna lunga. È più forte questa. Pia, pia. Cappello rovinato. Vecchio malconcio come suo proprietario. Non sono messi molto meglio le mani che ricoprono. Un ampio pezzo di sé. Hanno percorso 1000 miglia e ne percorreranno altre 1000. L'ultima novità in fatto di moda proveniente dall'est. Creata su commissione con i migliori materiali che il denaro possa procurare, talmente lucidi di essere accecati. È bellissimo vedere la differenza fra i personaggi. Dai, non sa farmi venire l'ansia. Comunque, per adesso è la più figa, la storia più figa questa. No! Io non ho mai provato una cosa simile giocando a un videogioco. Mai. Non c'è stato nessun videogioco a episodi che mi abbia fatto soffrire così. Con queste interruzioni. Cioè, potevano chiuderla tranquillamente dopo la sparatoria finta, e invece no, poteva chiudersi là, era una chiusura perfetta, e invece no, dovevano lasciartela sospesa. Sono dei bastardi, sono stati proprio bravi, perché una demo che ti fa è una demo che ti fa venire voglia di... L'unica cosa, davvero, non mi convince troppo il combat system per adesso, devo dire la verità. Cioè, le storie, sì, le storie sono carine. Sinceramente quella del ninja non è proprio mi sembra... Quella del robot è caruccia, quella del robot mi intrigava. Questa è la mia preferita, questa del Far West è bella. Però il combat system non l'ho capito. Può essere che magari hai modo di capirlo meglio dopo. Ci sono dei tutorial, non ve lo so dire, però mi sembra strano. Non mi piace troppo, perché mi sembra un mezzo spam di attacchi. Sicuramente mi sbaglio, però mi sembra poco pulito. C'è anche la scacchiera, perché io pensavo, cioè, quando tu selezioni un oggetto, un consumabile, un'abilità, in teoria ti fa vedere i quadranti su cui si attiva
Se non che nel caso dell'oggetto, in realtà i quadranti erano i quadranti su cui lo potevi attivare, per cui cliccando sul quadrante blu si apriva l'area di efficacia, non era l'area di efficacia o comunque di dove potevi seguirlo, era dove potevi seguirlo che aveva un sottomenu di quadretti. Io non l'avevo capito. Non è chiaro, questa cosa non è chiara, per cui può essere che magari c'è una maniera diversa per fare un tutorial, perché per dire l'unica volta in cui c'è stato un tutorial è stata con il robot, l'unico che ti ha fatto il tutorial ed era pure incompleto, c'era a metà, c'erano due tutorial, quindi che devi fare? Devi farti tutti i capitoli per avere il tutorial completo, ogni capitolo ha un pezzo del tutorial iniziale, come funziona? Sì, è un remake, lo so, c'è scritto ragazzi, è 1994-2022, perché questo non è un gioco nuovo. Quindi posso passare sopra certe cose, anche perché considerate che i giochi del passato, questa cosa lo dico sempre, avevano il manuale di istruzioni. Però comunque il tutorial lo inserisci, cioè visto che ormai il manuale di istruzioni non esiste più. Alcune persone sono convinti che i giochi del passato non erano intuitivi perché i tutorial sono una cosa che hanno aggiunto dopo. No! I giochi vecchi avevano il manuale di istruzioni, che a volte spoilerava pure cose, tra l'altro. Per questo non c'erano le istruzioni in game e il gioco dava per scontato che lo sapevi, perché c'era il manuale di istruzioni. Ma adesso non c'è più il manuale di istruzioni, magari c'è, ma è appunto un sottomenu. Per cui il gioco ti mette tutorial per spiegarti le cose. Ma madonna quanto spoileravano. No, comunque, questo voglio dirlo. La gente che dice, ma perché i giochi prima non ti accompagnavano per mano, erano più criptici, cazzate. Non è vero. Non è vero. Ti spiegavano tutto e a volte ti dicevano pure troppo. Perché ovviamente dovevano erano essere completi. Comunque, al di là di questo discorso, quando mi fanno incazzare questi discorsi elitisti, è caruccio. Do del beneficio del dubbio, comunque ne ho sentito parlare molto bene, anche da persone di cui, il cui giudizio mi fido, per cui sicuramente sono io che non ho capito. Le storie sembrano simpatiche. Vabbè, oh. Comunque sono contenta di averlo provato, come prima prova ci sta. Sinceramente spenderci 40 euro no. Perché ragazzi? Perché ovviamente non lo finirei. Quindi 40 euro così no. Piuttosto l'investo su un gioco che porto tutto. Per cui magari se riuscissi a farmi dare il codice, un paio di live le potrei anche fare. Altrimenti tocca aspettare uno sconto. Non è una questione di essere ticchio, è una questione che sono soldi buttati. Cioè, bisogna. Cioè, non è letteralmente buttare soldi. Quindi, non perché non li valga, non lo sto parlando di me e del mio tempo. Magari li vale pure, eh. Io il gioco non lo conosco assolutamente. Tra l'altro sono sicura che è già uscito questa versione, è uscita anche per Switch, quindi gente già lo conosce, lo straconosce, sono io che sono caduta al pelo. Però molto simpatico, comunque molto simpatico. È più particolare di come mi aspettassi. Mi aspettavo una cosa un pochino più banale. Però la storia del Far West è la più bella, però era proprio a mani basse. Il gioco è brevissimo. Mi fido poco quando si tratta di questo tipo di giochi. Brevissimo dipende come lo giochi. Brevissimo dipende. Non lo so. Conoscendomi, brevissimo. Comunque ragazzi, allora Sabaco mi ha scritto che è stato abbandonato, quindi devo assolutamente chiudere la live perché tocca mangiare. Io vi ringrazio, siete stati bellissimi, bravissimi, spero che vi siate divertiti. E abbiamo Gatto che sta giocando Dredge. Buona serata, buona cena, salutatemi Gatto ovviamente e noi ci vediamo domani, dai, buona serata.